l'ultima edizione di Stadio News in studio Marco Gullà. Il Palermo vuole il bis. Dopo il successo sul Genoa, i rossoneri vanno a caccia di un'altra vittoria, quella contro il Novara. Occorrerà una prestazione impeccabile, occorrerà non sottovalutare l'avversario, ultimo in classifica. L'occasione è ghiotta per allontanarsi definitivamente dalla zona a rischio. Maurizio Zamparini porta gli arabi a San Siro. Il patron, infatti, a Stadio News preannuncia che mercoledì sera potrebbe esserci una delegazione araba in occasione di Inter-Palermo. Facciamo delle operazioni con me, sì. Siamo in affari, in tante operazioni insieme. Penso che già mercoledì saremo in tribuna insieme con i loro rappresentanti, vengono giù per lavoro. Io poi probabilmente anche a Palermo con l'Atalanta verranno giù con me, perché stiamo lavorando insieme, è inutile parlarne. Se io ci arrivasse gli apro le braccia. Un giocatore di grande temperamento, e naturalmente andrebbe ad arricchire la squadra, anche se in un settore dove noi siamo abbastanza coperti. Però ecco, arrivasse Rios potrei mandare a giocare fisso un altro giocatore da un'altra parte, ma io penso che non arrivi. Bortolomuti per 10 undicesimi confermerà domani la stessa formazione che ha piegato il Genoa domenica scorsa contro il Novara, quindi spazio a Viviano tra i pali. Difesa con Pissano a destra, Balzaretti a sinistra, Silvestre e Mantovani coppia centrale, a centrocampo Donati, Barreto e Migliaccio, Ilicic alle spalle della coppia, Miccoli Budan. Il Palermo si tiene stretto Andrea Mantovani, lo stesso difensore in conferenza stampa è certo della sua permanenza in rosanero. Le vie del mercato sono comunque infinite, quindi io sto a disposizione assoluta per il Palermo e penso a allenarmi bene, a prepararmi bene per la prossima partita. Novara ha delle buone individualità e comunque so per certo che è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre. Quindi dovremo stare attenti, non concedere ripartenze e quindi attaccare sempre con grande equilibrio e avere pazienza, penso. Sarà Sebastiano Peruzzo di Schio ad arbitrare al Barbera il match Palermo-Novara, prima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Il fischietto veneto sarà coadiuvato da Romagnoli e Preti, quarto ufficiale Irrati. Schio ha già incrociato 4 volte il rosanero e in questa stagione ha diretto la partita casalinga contro il Cagliari, vinta dal Palermo per 3-2. Ma Peruzzo però ha un precedente piuttosto negativo, quello del 27 febbraio 2011 con l'Udinese, match terminato 7-0 per i friulani. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.